tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Pokéseller Francesco e oggi sono qui per mostrarvi una carta particolare Lugia italiano prima edizione che ho mandato a gradare nel mese di febbraio. Per chi ancora non l'avesse fatto, lo invito ad andare a recuperarsi prima il video della rubrica Andiamo a gradare del mese di febbraio, dove andremo a vedere insieme le carte prima della gradazione. Quelle carte sono tornate e nel primo video dedicato alla rubrica Andiamo a scoprire i voti abbiamo visto le prime carte, ma ho mantenuto una certa segretezza e suspense su questo incredibile Lugia. E come sempre quando parlo di gradazioni Made in USA, ringraziamento doveroso per gli amici di Chimera Grading. Se anche tu vuoi gradare in America, io ti consiglio loro. A questo punto direi di andare subito con il cambio di inquadratura per andare a scoprire il voto del mio Lugia Neo Genesis prima edizione. Ed eccoci qua con il cambio di inquadratura, andiamo a vedere, a scoprire innanzitutto dove ho mandato a gradare il Lugia. Allora, la carta fa tutto un giro strano ed eccola qua uscire dall'alto, la vedete? Riconoscete il case? Parliamo di PSA. Allora, nel precedente video, quello della rubrica Andiamo a gradare, c'era un commento molto intelligente. L'amico El Smasher dice: secondo me quel Lugia malconcio, direi che i segni sono abbastanza evidenti, ve lo inquadro da vicino del back, sono molto evidenti, lasciava presagire che l'intenzione poteva essere quella di ottenere una gradazione, come dico io, con il cuore, cioè quelle gradazioni di carte della propria infanzia che si vogliono mantenere nel case nonostante le condizioni, oppure perché si voleva puntare a qualcosa di particolare. Elm l'aveva subito capito ed effettivamente questo era l'obiettivo. L'obiettivo era prendere un voto basso, il più basso possibile, quindi 1, da PSA. Ci saremmo riusciti? Andiamo subito a scoprirlo. Allora, sicuramente le condizioni lasciavano intendere questa possibilità. Vediamo, 1, 2, 3, boom, eccolo qua, prende 1, azzecchiamo la valutazione, 1 pur per questo favoloso Lugia in prima edizione italiano. Carta che a mio parere meritava la gradazione per due ragioni. Prima di queste, perché Lugia è Lugia. In prima edizione è un po' il santo graal insieme a Charizard del vintage, almeno a mio modo di vedere. Ma soprattutto perché? Perché in ogni caso la PSA 1 è Pop 1, quindi abbiamo centrato un'ottima Pop 1 e questo mi rende sempre sempre felice. Carta comunque importante, non è banale trovarla anche in condizioni pessime, ma in condizioni comunque che una volta incasata all'interno del proprio case non è neanche così brutta. Addirittura azzarderei che l'olografia in termini di graffi neanche meno del mio Lugia BGS 7 prima edizione lingua inglese. Chiaramente poi i segni, guardate gli angolo, guardate anche qua le pieghe che ci sono, ecco, le vedete bene in controluce, sono e lasciano intendere che la carta è rovinata. Però secondo me, vista così, guardatela anche voi ad impatto, magari esposta, magari qui dietro nella nostra bella scenografia, ci sta benissimo. Ecco perché ho deciso di farlo. Inoltre, le carte con voto 1, un po' come le carte con voto 10, hanno un loro interesse, un po' perché 1 comunque è bello come numero e l'opposto del 10, ci sono i collezionisti a scaletta che vogliono avere tutta la scala dei voti. Comunque trovare una persona che abbia una carta del genere o voglia prendere 1 non è facile. In ogni caso c'è da dire che ad oggi la Pop 1 è centrata da Chasing Classic Cards, quindi chiunque arriverà, arriverà dopo. Ma con questo seriale quindi siamo i primi e sicuramente è una carta che io voglio tenere per me, almeno per il momento. Ho un progettino a tema prima edizione con voti bassi, forse avete già capito di cosa sto parlando, e comunque sono molto molto felice e orgoglioso di mostrarvela, perché comunque, volenti o nolenti, è un pezzo unico, il primo in Italia, quindi solo su Chasing Classic Cards potete vedere pezzi così esclusivi. Ed eccoci qui tornati con l'inquadratura su di me e anche su questo fantastico Lugia.
Allora, è una POP 1, almeno la registrazione del video, e sono molto orgoglioso di questa carta. La avvicino un po' per farvela vedere meglio, ma l'avete già vista. Carta, secondo me, dall'altissimo potenziale di iconicità, ma anche dall'alto potenziale economico, nel senso che questa carta, comunque, anche se in queste condizioni, un po' perché all'interno del case, un po' perché all'interno di un case di PSA, ma soprattutto perché ha preso uno, diventa una carta interessante. Sicuramente non sarà difficile reperirlo, ma voglio vedere a trovare qualcuno in grado di avere un Lugia in prima edizione italiano tutto distrutto da prendere uno, quindi per me mantiene una certa rarità. Diventa anche interessante perché ci sono forme di collezionismo più estreme, una di quelle che il sottoscritto apprezza molto è avere la fortuna e la possibilità di fare la scaletta, come la chiamo io, dall'1 fino al voto più alto, si spera al 10, non sarà facile. Comunque, secondo me questo oggettino qua diventa molto interessante. Chiaramente al momento è una carta che mi sono, tra virgolette, regalata e che voglio tenere nella mia collezione. Lugia, secondo me, dopo il Charizard del set base, è la carta più iconica del gioco di carte collezionabili Pokémon. A questo punto quindi la domanda è: vi piace questo Lugia? Cosa ne pensate di queste carte con voto 1? Siete pro o siete contro? Fatemelo sapere scrivendolo nei commenti. E a questo punto io e Lugia non possiamo che ringraziare tutti quelli arrivati fino a questo punto del video, invitarvi a mettere mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto, seguirmi su Instagram, Chasing Classic Cards, e soprattutto dare un'occhiata al mio story bay Pokéseller Francesco. E con questo vi saluto al prossimo video. Ciao!